La mia avventura teatrale comincia con un signore che si chiamava Nanni Bertorelli, comincia con lui, che era un piccolo genio, secondo me, e col quale abbiamo fatto nel 61, Ricorda con rabbia di Osborne, quindi 4-5 anni dopo che era stato programmato allo Stabile di Genova con, non mi ricordo se con Monica Vitti o con una star dell'epoca, con una regia di Sbragia o di Antonioni, insomma, non me lo ricordo più, però insomma noi arrivamo pochi anni dopo, qui da soli, qui, con la regia di un torinese che si chiamava Riccardo, che chiama, spero, Riccardo Cavallo, e con Nanni cominciamo. Lui aveva già esperienza perché aveva fatto i dialoghi con Leucò di Pavese, quindi era un artista vero, sapeva dipingere, dirigere, fare l'attore, suonare il pianoforte. Scrivere. Vabbè, insomma, ho cominciato con lui. Arriviamo invece a Mimì Metallurgico. A un Sì. certo punto, A un com'è certo. com'è andata lì? Ah, lì è andata che facevamo in teatro la cucina di Wesker con la regia di Lina. Non solo la regia di Lina, l'adattamento di Wesker fatto da Lina. Cioè questo gruppo di linguaggi che nella stessa lingua avevano accenti diversi. Lei l'ha tradotto in regioni italiane, molto vivo lo spettacolo, pieno di ritmo, me lo ricordo perfettamente. E poi nel frattempo io mi ero sposato, era nato mio figlio, ci eravamo spostati in un'altra casa e a un certo momento una sera arriva la telefonata di lì e dice: ma che, vieni a fare un sindacalista da me? E io dissi: certo che vengo, ti pare che non vengo a fare il sindacalista da te? E lei insomma, io partii, fregandomene di contratti, di cose, eccetera. Così Tra ho l'altro è un fatto. film mitico dove lei ha proprio Beh, la svolta verso il grottesco, verso quello che segna la sua carriera. Colpo di fortuna per tanti, per Giancarlo, per Mariangela, per lei. Ma lei, insomma, lei era una veramente forte, grande temperamento. Grande autorevolezza, non l'autorità, autorevolezza. Cioè tu ascoltavi e imparavi.